Benvenuti, bentrovati. Questo è un incontro molto particolare. Fatto, a me è stato dato l'incarico difficilissimo di indicarvi, diciamo, due persone che sono di eccezionale valore. Loro due si sono trovati, incontrati un'altra volta solo nella vita, diciamo, nel 1965 a New York, al Courant Institute. E il Nero, perché aveva organizzato questo incontro, mi disse: sai, Mianna, nella stessa stanza c'erano John Nash e Ennio De Giorgis. John Nash è premio Nobel per l'economia nel 1994. Nel manifesto noto che sotto De Giorgis non c'è scritto nulla, diciamo. Ora questo qui forse dipende dal fatto che ormai in Italia dire De Giorgis basta la parola, basta il nome, come tutti quanti sanno che siamo di fronte a una persona eccezionale. Però vorrei sottolineare che De Giorgis non ha avuto il, diciamo, il premio Nobel, diciamo, però ha avuto un premio che si chiama premio Wolf, diciamo, che è il premio più lucrativo, cioè il premio più ricco, diciamo, credo, diciamo. Non dico questo perché voglio, diciamo, indicare De Giorgis, diciamo, al fisco. Ma c'è un'altra cosa che io voglio anche sottolineare, riguarda De Giorgis, ma riguarda anche Nash, e ve ne parleranno loro stessi, è l'impegno, la libertà di pensiero dei matematici, di questi scienziati, anche su tutta, diciamo, sui fatti politici. De Giorgis si interessa di diritti umani, Nash mi ha ricordato, io sapevo, diciamo, che al tempo della guerra in Vietnam era molto critico rispetto al suo governo. A questo punto è Per fare matematica, bisogna avere una certa curiosità e non pretende, diciamo, ecco, per occuparsi di un problema, di sapere tutto intorno a quel problema. Io dico sempre, bisogna cominciare dal famoso detto di Shakespeare: ci sono più cose di cielo e di terra di quante ne sono la sua filosofia. Quindi avere, diciamo così, questo piacere di sapere, insomma, delle cose da scoprire sono molto più di quelle che sono state scoperte. Quindi avere una certa, quella che appunto chiamo la libertà di sognare, ecco, di immaginare, diciamo, potremmo dire, i mondi visibili e invisibili, e poi ci vuole il gusto di comunicare. Il desiderio di comunicare, così, con uno spirito abbastanza di amicizia e di comprensione, ecco, cercando veramente, diciamo, ecco, di essere amici degli interlocutori e di comprendere, di farsi comprendere. Il resto, come ha detto lui parlando, insomma, il suo che aveva raccontato a Stampacchia, devo dire che la mia cultura matematica è in grandissima parte, diciamo, ecco, il risultato dell'amicizia, del fatto che ho incontrato dei buoni amici che con molta semplicità mi hanno parlato di ciò che sapevano e anche di ciò che non sapevano. Io parlo solo quando ho il risultato. In questo modo non si comunica e non si va avanti. Io veramente comunico con gli altri materiali, io parlo sia quando ho il risultato sia quando non ce l'ho ma vorrei averlo. E allora, se io parlo agli amici che incontro delle cose che non so, non mi piacerebbe sapere, probabilmente, diciamo, questo crea le idee di cui abbiamo bisogno. E l'altro punto è non chiudersi, diciamo, ecco, nelle specializzazioni. Purtroppo la scuola italiana, l'università, ha seguito un indirizzo che io penso, diciamo, sia abbastanza pericoloso. La gente si specializza molto precocemente. Uno dopo un anno dice: io sono analista, io sono geometra, io sono fisico-matematico. Però, ecco, è importante mantenere, diciamo così, la comunicazione con persone
i vari rami della medicina. Io parlo col fisico, col biologo, col linguista, col filosofo, col teologo, per il piacere, diciamo, ecco, di tenermi in contatto con tutti coloro che, secondo un antico termine, diciamo, sono filosofi, amano la sapienza. Del resto io ricordo che cominciai a capire, diciamo, un poco la teoria degli insiemi quando andai ad Asmara e dovevo a persone, diciamo, ecco, con una formazione culturale, diciamo, diversa dalla nostra, e non potevo affidarmi al corso standard, buono o cattivo, di insiemisti del liceo italiano, ma dovevo cercare di spiegare, diciamo, ecco, cos'erano gli insiemi. Da allora ho cominciato, diciamo, a capire un poco qual erano le azioni fondamentali della teoria degli insiemi, e anche ho cominciato a rendermi conto di quello che io ritengo, diciamo, personalmente un po' il difetto della fondazione puramente insiemistica della matematica. Posso dire un piccolo commento? La questione che tu sollevi è molto importante. Mi ricordo quando ero studente, appunto, il mio problema era di capire dove fosse il confine d'avanzamento della conoscenza. No! Quale fosse il confine? Bene, questo confine non è una linea netta, non esiste di fatto. Ecco, bisogna avere la fortuna, De Giorgio l'aveva già citato prima, di incontrare le persone che hanno il gusto anche di fare l'amore con problemi non risolti. E che queste persone sono fra quelle che hanno anche il gusto di godere perché un altro ha risolto un bel problema. Ora, queste persone sono sempre più rare. Il resto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre del 1948. Ecco, c'è un articolo, tutta, diciamo, da riscoprire, secondo me. E uno degli articoli da riscoprire è quello che dice: l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni, gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. È un articolo che sembra banale, però forse andrebbe confrontato, diciamo, veramente con tutta l'istruzione. Uno deve chiedersi quanto l'istruzione veramente favorisce il pieno sviluppo, diciamo, della personalità umana, in che misura dà alla persona la piena, diciamo, coscienza dei suoi diritti, della sua libertà e dei suoi doveri. E questo vale anche, diciamo, nel modo, diciamo, ecco, di insegnare, di studiare la matematica, chiedersi quanto questo, diciamo, che sto facendo favorisce, ecco, questo sviluppo della personalità, e quanto favorisce poi la comprensione, la tolleranza e l'amicizia. Personalmente, diciamo, ecco, non mi sento, ecco, assolutamente di dichiararmi cattolico praticante, perché dico, solo Dio sa quanto ancora sono lontano dal mettere veramente in pratica la sua parola. Io ringrazio tutti gli intervenuti, spero che ciascuno abbia ricavato qualche cosa da questo incontro. Arrivederci.